Nel cimitero di Staglieno, vicino Genova, c'è una tomba antica, dimenticata da tutti. Sopra c'è scritto «Etsi homines, non ego», anche se tutti, non io. È la tomba di un filosofo italiano del Novecento, vicino al primo fascismo, ma che poi si oppose per tutta la vita al regime, e per questo venne perseguitato. Ma Renzi si oppose anche alla filosofia idealistica che dominava il panorama culturale dell'Italia in quegli anni. Un filosofo che è stato dimenticato perché era uno scettico, un ateo, un materialista, un irrazionalista, ma soprattutto perché era un anticonformista. Giuseppe Renzi. Ciao e benvenuti nello Scriptorium, la mia rubrica in cui parliamo di libri. Io sono Francesco Di Fortunato e come forse sapete sul mio canale parlo essenzialmente di musica classica, ma ho anche altre rubriche e in particolare potete recuperare tutti gli altri episodi di Scriptorium nella playlist dedicata sul mio canale. Che cos'è la ragione? La pazzia di tutti. Che cos'è la pazzia? La ragione del singolo. Che cos'è la verità? L'errore vecchio di secoli. Che cos'è l'errore? La verità giovane di un minuto. L'essere è divenire e quindi non è. La realtà è un polipo informe che si mostra in qualunque foggia. Ed è tutto in questo suo mostrarsi in fogge diverse e opposte. Le ragioni dell'irrazionalismo è uno dei testi più interessanti di Renzi. In un mondo dominato dall'idealismo di Croce Gentile e dal rigore fascista, Renzi è il filosofo dell'irrazionalismo. Uno dei temi della filosofia renziana, infatti, è proprio il dominio dell'assurdo. La verità non esiste. La realtà è un fluire di eventi senza senso ed è contraddittoria in maniera insanabile su un piano razionale. Alla base di ciò che chiamiamo verità ci sono solo rapporti di forza. La nostra mente si è evoluta per edificare sistemi razionali. Noi li proiettiamo sul mondo per cercare di mitigare la vertigine del reale, l'assurdità accecante della realtà. Siamo naturalmente idealistici. Noi organizziamo la realtà, la categorizziamo, la mappiamo. L'idealismo filosofico, nella sua essenza fondamentale, è ed è sempre stato razionalismo. La sua pretesa, il suo sforzo, sono sempre stati quelli di stabilire un concetto sommo, da cui scaturisca necessariamente tutto ciò che è e deve essere. Questo è per Renzi il grande miraggio della filosofia occidentale. Platone, Aristotele, gli stoici, Kant, Leibniz, Cartesio e naturalmente Hegel sono tanti errori della filosofia occidentale, ammorbata di razionalismo. Questa concezione razionalistico-idealistica costituisce in tutte le sue varie fasi, e specialmente in quella hegeliana, la più completa falsificazione e il più risoluto capovolgimento delle cose come stanno. Ovvero un equivoco verbale, una mascheratura di parole con la quale, mediante queste, si dà alle cose un'apparenza diversa da quel che sono e che si sanno essere. In parole povere, non c'è nessuna razionalità nella realtà, nessuno scopo o direzione. È solo la nostra mente che, ripercorrendo la realtà e la storia, la vita, vi scorge una razionalità e una necessità. Perché uno sguardo spassionato alla realtà ce la rivelerebbe irrazionale, non conforme alle esigenze della nostra mente, in un modo profondamente urtante. Si guarda insomma la storia all'indietro, come è andata, e ci si illude che così la si sarebbe veduta anche all'innanzi, come doveva con necessarietà logica accadere. Perché tutto ciò che è accaduto si concatena in qualche modo con alcunché che c'era. E questa concatenazione, la razionalità, la si vede a posteriori e ci si illude che la si sarebbe veduta, che ci sarebbe stata a priori.
Per Renzi la storia, ma io aggiungo anche la nostra storia personale, è un susseguirsi di meri casi senza senso. E noi la ripercorriamo e ci sembra necessario quello che è semplicemente assurdo. In realtà la storia e la vita sono dominate dall'irrazionale, dalla casualità. Noi edifichiamo sistemi razionali e ci rifugiamo in mondi immaginari, vivendo di ebbrezze collettive, di vertigini mentali, di allucinazioni di massa. Le persone si ubriacano di parole e prima che se ne possano rendere conto, il sistema è divenuto una camicia di forza, un meccanismo che ormai funziona per conto suo e tiene imprigionati in sé gli uomini che hanno voluto sperimentarlo. Giuseppe Renzi è morto. Questa è la notizia apparsa sul Corriere della Sera. Questa storia inizia con il necrologio del filosofo e con il filosofo stesso che legge il suo necrologio e si mette a ridere. Giuseppe Renzi, ordinario di filosofia a Genova, era ancora vivo, ma era in carcere. Era stato imprigionato dal regime perché dissidente. Nel 25 aveva firmato il manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce. E pensare che Renzi e Mussolini in passato erano stati amici. A inizio Novecento, in Svizzera, Renzi aveva ospitato Mussolini a casa sua e l'aveva difeso come avvocato. Ma negli anni il filosofo si era distanziato dal regime. Il necrologio di Renzi, pubblicato sul Corriere della Sera, non era reale. Era uno stratagemma escogitato dall'amico Emanuele Sella. Il duce cercava di tutelare l'immagine del regime, non voleva suscitare un'ondata di sdegno, non voleva ostentare i metodi oppressivi del regime. E così Renzi e sua moglie vennero liberati. Ma il regime avrebbe ancora infierito su Giuseppe Renzi. Il mondo delle cose, quello della storia, è, come abbiamo visto, profondamente alogico. I fatti naturali esistono o accadono non informati dalla ragione. La storia procede in modo assurdo, i suoi eventi danno risultati irrazionali, ma la ragione umana è sempre all'opera per razionalizzare, riparare, riaccomodare, ricostruire logicamente, rimaneggiare i fatti esistenti e prodottisi irrazionalmente, improntandoli di ragione, trasformandoli razionalmente, come il ragno che è sempre all'opera per costruire la sua tela, per quanto continuamente sfondata. Così come l'amore non è che il miraggio che serve a conservare la specie, così la verità non è che il miraggio che serve a far perdurare il pensiero. Se tutti fossimo degli irrazionalisti, rifiuteremmo ogni sistema e vivremmo solo di sensazioni, di fremiti, barbarici e innocenti come fanciulli. Le posizioni di Renzi erano molto polemiche nei confronti dell'idealismo filosofico di Gentile, che aveva un'egemonia culturale in quel periodo, una filosofia che scorgeva nella storia una razionalità e una direzione. Renzi rovescia in maniera molto caustica il famoso adagio hegeliano e scrive che è l'irrazionale a divenire reale, mentre il razionale soccombe. Tutto ciò che è reale è irrazionale. E la filosofia non è nient'altro che arte, e non verità. Renzi la definisce una poesia di concetti. La verità è un punto di vista. Ogni dissidio è irrisolvibile su un piano razionale. L'unico principio per regolare l'assurdità del reale è la violenza. Per questo la realtà è profondamente ingiusta e irrazionale. Il mondo è tutto il rovescio di quel che dovrebbe. Il successo è quasi sempre la prova dell'errore di ciò che trionfa. L'insuccesso è per convesso quasi sempre la prova della ragione di ciò che soccombe. Ciò che è facile, comodo, volgare, semplice e semplicistico. Ciò che accarezza speranze e passioni.
Questo è ciò che piace ai più e quindi sempre trionfa. Renzi era stato liberato, ma i suoi dissapori con il regime e con il contesto culturale e filosofico che lo sosteneva si fecero sempre più aspri. Nel 1934 Renzi venne licenziato dalla sua cattedra di filosofia, divenne un vigilato speciale del regime e fu retrocesso a bibliotecaio presso l'ateneo in cui insegnava. Renzi è stato un filosofo coraggioso che nell'asfissiante conformismo fascista e nell'idealismo che lo sosteneva ha continuato a manifestare liberamente il proprio punto di vista. E in questo è stato davvero un rivoluzionario. È un autore tutto da riscoprire e nonostante sia un autore italiano interessantissimo, è tutt'oggi parzialmente dimenticato. Vi invito a iscrivervi e a recuperare le puntate precedenti di questa rubrica. Io vi saluto, spero di rivedervi presto qui allo Scriptorium.